grandi. Tascabili pompiere, 142. Umberto Eco, il pennello di Foucault. Siamo quasi in dirittura con questo capolavoro. Lui è sempre stato un grande. Se l'occhio potesse vedere i demoni che popolano l'universo, l'esistenza sarebbe impossibile. Talmud, Berakot 6. Ero uscito dal bar e mi ero trovato tra le luci delle porte San Martino. Orientale. Era la taverna da cui ero uscito. Orientale e le altre botteghe intorno ancora illuminate. Odore di couscous e di falafel e folla, giovani affamati, molti col sacco a pelo, comitive. Non potevo entrare in un bar a bere qualcosa. Avevo chiesto a un ragazzo cosa succedeva. Una manifestazione il giorno dopo, c'era la grande manifestazione contro la legge Savary, ma arrivavano coi pullman. Un turco, un druso, un ismailita travestito mi invitava in cattiva francese a entrare in qualche luogo. Giammai fuggire da Alamut, non so chi sia al servizio di chi, di fidare. Attraverso l'incrocio, ora odo solo il rumore dei miei passi, il vantaggio delle grandi città, ti sposti di pochi metri e ritrovi la solitudine. Ma di colpo, dopo pochi isolati, alla mia sinistra il conservatore, pallido nella notte. Dall'esterno, perfetto, un monumento che dorme al sonno del giusto. Proseguo a sud, verso la Senna. Avevo una meta in mente, ma non mi era chiaro. Volevo chiedere a qualcuno che cosa fosse successo. Balbo morto, il cielo è sereno, incrocio un gruppo di studenti, silenzioso, preso dal genius loci. A sinistra la sagoma di San Nicolas de Champ. Proseguo per Rue Saint Martin, attraverso Rue Ours. Grande, sembra un boulevard. Temo di perdere la direzione, che peraltro non conosco. Mi guardo intorno alla mia destra, sull'angolo, vedo le due vetrine delle Tizian e Rosicrucian. Sono spente, ma un po' con la luce dei lampioni, un po' con la pila, riesco a decifrare il contenuto. Libri e oggetti, Histoire des Juifs, Comte de Saint-Germain, Alchimie, Monde Caché, Les Maisons, Segreto della Rosa Croix, il messaggio dei costruttori delle cattedrali. Qatar, il nuovo Atlantide, medicina egizia, il tempio di Karnak, Bhagavad, Gita, reincarnazione, croci e candelabri rosacrociani, busti di Iside e Osiride, incensi in scatole a tavolette, tarocchi, un pugnale, un tagliacarte di stagno col manico rotondo che reca il sigillo dei rosacroci, che fanno mi prendono in giro. Ora incrocio la facciata del Beaubourg, di giorno è una sagra paesana, adesso la piazza è quasi deserta. Qualche gruppo silenzioso addormentato, rade luci dalle brasserie di fronte. È vero, grandi sfiatatoi che assorbono l'energia dalla terra, forse le folle che lo riempiono di giorno. Servono a fornire vibrazioni. La macchina ermetica si nutre di carne fresca.
Chiesa di San Mario, di fronte a una libreria La Voivra per tre quarti occultistica. Non devo farmi prendere dall'isteria. Giro per Rue des Lombards, forse per evitare una schiera di ragazze scandinave che escono ridendo da una taverna ancora aperta. Tacete, non sapete che anche Lorenzo è morto. Ma è morta, e se fossi morto io? Rue de Lombardo mi si innerva perpendicolare a Rue Flamel, e in fondo a Rue Flamel si scorge bianca la Terre Saint-Jacques. All'incrocio la libreria Arcane 22, tarocchi e pendoli, Nicola Flamel, alchimista. Una libreria alchemica è la Tour Saint-Jacques, con quei grandi leoni bianchi alla base, questa inutile torre tardogotica lungo la Senna, a cui era intitolata anche una rivista esoterica, la torre dove Pascal aveva compiuto esperimenti sul peso dell'aria, e pare che ancora oggi a 52 metri di altezza vi sia una stazione per ricerche climatologiche. Forse avevano incominciato lì prima di erigere la Tour Eiffel. Ci sono zone privilegiate, nessuno se ne accorge. Torno verso Saint-Marie. Altre risate di fanciulle, non voglio vedere gente. Giro intorno alla chiesa per Rue du Cloître Saint-Marie, una porta del transetto vecchio di legno grezzo. Sulla sinistra si apre una piazza, confine estremo del Baburri, illuminata a giorno. Sulla spiazza le macchine di tingoli e altri artefatti multicolori che galleggiano sull'acqua di una piscina o laghetto artificiale in un sornione di dinocolare di ruote dentate sulla sfonda ritrovano impalcatura a tubi d'almine e le grandi bocche beanti del Beaburger come un Titanic abbandonato contro una parete mangiata dall'edera. Naufragato in un cratere della luna, dove le cattedrali non sono riuscite. I grandi bocaporti transoceanici bisbigliano in contatto con le vergini nere. Li scopre solo chi sa circumnavigare e sa in mare, e dunque bisogna continuare o una treccia. Sto mettendo a nudo una delle trame di coloro al centro stesso della Ville Lumière. La trama degli oscuri, piego per Rue Saint-Just, Consules. Mi ritrovo sulla facciata di Saint-Marie, non so perché, ma qualcosa mi spinge ad accendere la pila e a dirigerla verso il portale. Gotico fiorito, archi inaccolate. E di colpo, cercando quello che non mi attendevo di trovare, sull'archivolto del portale lo vedo, Baffometto. Proprio dove i semiarchi si congiungono, mentre al culmine del primo c'è una colomba dello Spirito Santo con una gloria in raggi di pietra. Sul secondo, assediato da angeli oranti, lui il Baffometto, con le sue ali tremende, sulla facciata di una chiesa, senza pudore. Perché lì? Perché siamo poco lontani dal Tempio? Dove sta il Tempio? O quel che ne è restato? Ritorno indietro, risalgo verso nord-est e mi trovo all'angolo di Rue de Montmorency. Ah, scusate, all'angolo di Rue de Montmorency, al numero 51, la casa di Nicolas Flamel. Tra il Baphomet e il Tempio, l'accorto spagirico sapeva bene con chi doveva fare i conti. Poubelle, piene di sporcizia immonda. Davanti a una casa di epoca imprecisa, taverna Nicolas Flamel, la casa è vecchia, l'hanno restaurata a scopi turistici per gli abbonati di Fimarango. Idici. Cercando un americano, barco in una pubblicità dell'Apple, Secours vous le pousser, soft arm, dire temura. Ora sono in Rue du Temple, la percorre e arriva all'angolo con Rue de Bretagne, dove c'è lo Square du Temple.
Un giardino livido come un cimitero, la necropoli dei cavalieri sacrificati. Rude Bretagna si era l'incrocio con Rouviel du Temple. Rouviel du Temple, dopo l'incrocio con Rubberbet, ha delle strane negozi di lampade elettriche di forme bizzarre ad anatra, foglia d'edera. Troppo ostentatamente moderni, non mi ingannano. Rue des France, Bourgeois, sono nel Marais, lo conosco, tra poco appariranno le vecchie macellerie kosher. Che cosa c'entrano gli ebrei coi templari? Ora che abbiamo stabilito che il loro posto nel piano competeva agli assassini di Anabut. Perché sono qui? Perché una risposta? Cerco una risposta, scusate. Ma forse voglio solo allontanarmi dal conservatorio. Oppure mi dirigo confusamente verso un luogo, so che non può essere qui, ma cerco solo di ricordarmi dove sia, come Balbo che cercava in sogno un indirizzo scordato. Incontro un gruppo osceno, ridono male, marciano in ordine sparso, obbligandomi a scendere dal marciapiede. Per un momento temo che siano inviati del valle, del veglio e della montagna. E che siano lì per me, non è vero, scompaiono nella notte, ma parlano una lingua straniera, che è simile a sciita, talmudica, copta come un serpente del deserto. Mi vengono incontro figure androgine, con lunghe palandrane, palandrane e rosa croce, mi oltrepassano, voltano in rude Sabinier. Ormai è notte alta, sono fuggito dal conservatorio per ritrovare la città di tutti. E mi accorgo che la città di tutti è concepita come una catacomba di percorsi preferenziali per gli iniziati. Un ubriaco, forse finge, diffidare sempre. Incrocio un bar ancora aperto, i camerieri con i grembialoni lunghi sino alla caviglia, stanno già radunando le sedie e i tavolini. Se c'è in tempo a entrare, mi danno una birra, la traccano e ne chiedo un'altra. Una bella seta, dice uno di loro. Ma senza cordialità, con sospetto. Certo, sete, è dalle 5 del pomeriggio che non bevo, ma si può aver sete anche senza aver passato la notte sotto un pendolo. Imbecilli, pago e me ne vado, prima che possano imprimersi i miei tratti nella memoria. Sono all'angolo di Place des Vosges. Percorre i portici. Qual era quel vecchio film che risuonava dei passi solitari di Mattias, l'accoltellatore fuori di notte per Place des Vosges? Mi arresto, sento passi dietro di me. Certo che no, si sono fermati anche loro. Basterebbero alcune teche, scusate. E questi portici diventerebbero sale del conservatorio. Soffitti bassi del 500, archi a tutto sesto, gallerie di stampe, antiquariato, mobili, place des Vosges così basso che i portoni vecchi, erigati, slabbrati e lebrosi. C'è sta gente che non si è mossa da centinaia di anni, uomini con la palandrana gialla. Una piazza abitata solo da tassidermisti, escono solo di notte. Conoscono la piazza, il tombino, da cui si penetra nel mundus subterraneus, sotto gli occhi di tutti, d'union de convor, de couvrement, de cotisation, de securité sociale et da loro cassion familiales. Della Pattelleria numero 75, U1, Porta Nuova, forse ci stanno dei ricchi. Ma subito dopo c'è una porta vecchia scrostata come una casa di via Sincero Renato, poi al numero 3 una porta rifatta di recente. Alternanza di ilici e pneumatici. I signori, i loro schiavi, qui dove ci sono assi inchiodati su quello che doveva essere un arco. È evidente, qui c'era una libreria occultistica e ora non c'è più. Un intero blocco è stato svuotato. Evacuato in una notte, com'aglie. Ora sanno che qualcuno sa, incominciano a entrare nella clandestinità.
Sono sull'angolo di Rue de Birague, vedo la teoria dei portici infinita senza anima viva. Preferirei fosse buio, ma c'è la luce gialla delle lampade. Potrei gridarne e nessuno mi ascolterebbe, silenziosi, dietro quelle finestre chiuse da cui non trapela un filo di luce. I tassidermisti sogghignerebbero nelle loro palandrane gialle. Eppure no, tra i portici e il giardino centrale ci sono auto parcheggiate e qualche rara ombra che passa, ma questo non rende più affascinante. Scusate, ma questo non rende più affabile il rapporto. Un grande pastore tedesco mi attraversa la strada, un cane nero solo di notte, dove è Fausto? Forse manda il film da Wagner a far pisciare il cane. Wagner, ecco l'idea che mi stava girando per la testa senza affiorare. Il dottor Wagner, è lui che voglio, lui potrà dirmi se delirio, a quali fantasmi ho dato sostanza. Potrà dirmi che non è vero niente, che Barbo è vivo e il trans non esiste, che sollievo se fossi malato. Abbandono la piazza quasi di corsa, sono seguito da una macchina. No, forse sta solo cercando di parcheggiare. Inciampo su sacchi di plastica dalla spazzatura. La macchina parcheggia, non voleva me. Sono un Rue Saint-Antoine. Sono su Rue Saint-Antoine, scusate, cerco un tassi. Come per vocazione, passo. Come per evocazione, scusate, passa. Gli dico Sept Avenue e Isère Cluse. Siamo a pagina 480.